No, è andato a Rotondella della Trisaia, dove c'è un deposito di scorie nucleari notevole, e per la prima volta le telecamere sono entrate per documentare, diciamo, le fasi ultime della messa in sicurezza. Prego. Ingegnere, quanti rifiuti e di che tipo ci sono qui dentro? Allora, la quantità di rifiuti è pari a 20 fusti da 220 litri. La tipologia di radioattività è ad alta radioattività, cioè di terza categoria. Quindi sono quelli più pericolosi, insomma. Ed eccolo il monolite di Rotondella, ripreso per la prima volta dalle telecamere della RAI. Imbottito di scorie nucleari, era stato pensato come irreversibile per custodire per sempre i rifiuti radioattivi più pericolosi prodotti dall'ITREC, l'impianto di trattamento e rifabbricazione del combustibile uranio-torio. Laggiù al fondo vediamo. Laggiù al fondo quest'acqua. È l'acqua di falda, perché noi siamo a livello di falda. L'abbiamo controllato in tutti questi anni con 8 pozzi piezoimetrici. E naturalmente non abbiamo mai verificato perdite nell'acqua di falda di radioattività. Che ne sarà di tutto questo, ingegner Alfieri? Verificheremo la presenza di liquidi liberi ed eventualmente li toglieremo. Poi passeremo al taglio dei 4 conci in verticale. I 54 metri cubi di scoria ad alta attività più pericolose della Trisaia, oggi inglobati in malta cementizia, sono destinati come tappa intermedia al deposito unico nazionale dei rifiuti nucleari, all'esame oggi dell'ISPRA e del governo nei prossimi mesi. Saranno inseriti in contenitori di ghisa idonei per il confinamento per tempi lunghi, in attesa di un deposito geologico che probabilmente, insomma, si farà in Europa. Ma come sono state prodotte le scorie nucleari dell'ITREC? Realizzato 50 anni fa dal CNEN, il Consiglio Nazionale per l'Energia Nucleare, l'impianto di Rotondella doveva servire ad addestrare i ricercatori italiani. Ma l'unica centrale al mondo ad averlo mai utilizzato è quella sperimentale di Elk River in Minnesota, morta e sepolta. In questa piscina, in questo momento, vi sono 64 elementi di combustibile nelle loro bottiglie originarie. Quelle con cui sono arrivati qui. Ed è questa l'eredità più scomoda dell'ITREC. 20 degli 84 elementi di combustibile regalati dagli Stati Uniti all'Italia mezzo secolo fa hanno prodotto finora 3.200 metri cubi di rifiuti radioattivi immagazzinati nei depositi temporanei. E le scorie del monolite oggi da rimuovere. Degli altri 64 nessuno sa che farsene. Il governo americano per ora non ci pensa affatto a riprenderseli, appellandosi a un protocollo riservato sottoscritto negli anni 70 dall'ex ministro della difesa Giulio Andreotti. E allora che se ne farà? Tratteremo, inseriremo in 2 contenitori, in 2 casche idonei al trasporto sia in Italia che negli Stati Uniti e allo stoccaggio a secco. Negli Stati Uniti, se gli Stati Uniti se li riprenderanno. Se gli Stati Uniti se li riprenderanno. Non sembrano averne molta voglia. Noi tecnici stiamo lavorando affinché poi chi deve decidere ha tutte le opzioni possibili per decidere. Questo è il nostro compito, noi ci fermiamo qua. Un grattacapo non da poco per la Sogin, la società pubblica incaricata di smantellare l'ITREC, decontaminare le strutture e allontanare il combustibile nucleare, qui come in tutti gli altri impianti italiani. Quanto tempo ci vorrà per farlo? Noi intorno al 2030, qualche impianto un po' prima, qualche impianto un po' dopo, dovremmo aver finito tutte le attività. Quindi temporalmente siamo intorno al 50%. E la miccia che intanto potrebbe riaccendersi è ancora quella del combustibile uranio-torio di Rotondella. Chiediamo allo Stato e alle istituzioni di velocizzare, anche perché per noi smantellare questo sito è fondamentale ed essenziale per lo sviluppo che si attende da tanto tempo. 12 anni fa, i telespettatori di Ambiente Italia lo ricordano molto bene, tutta la Basilicata si rivoltò contro il deposito nucleare individuato a Scanzano Ionico, a 2 passi dalla Trisaia. E i comitati antinucleari oggi si dicono pronti al bis. Fino a quando non verrà completata la messa in sicurezza del centro Trisaia di Rotondella,
è il combustibile americano, non verrà allontanato. Come scansiamo le scorie, non siamo disponibili a avviare un dialogo per qualsiasi ipotesi di realizzazione di un deposito di scorie nazionali, che sia Scanzano Ionico o in Basilicata. Ecco, Alessia, tu hai una notizia.